quindi bisogna in qualche modo vivere un mondo che è un mondo complesso, specializzato di dirgli, avendo l'idea che bisogna finire per poter cominciare, bisogna finire un ciclo per poter cominciare, credo che è il ciclo più lungo della vostra vita, che sarà il ciclo della vostra vita, avendo anche un'altra idea in testa, che il mondo verso il quale voi vi state preparando ad andare sarà un mondo molto diverso rispetto a quello che abbiamo visto noi e che stiamo vivendo, molto diverso, diversissimo, per una ragione fondamentale, che il cambiamento ormai è diventato continuo e più che il cambiamento è l'accelerazione del cambiamento quello che caratterizza le cose. Quando si va in accelerazione significa dire che noi pensiamo di non capire, voi pensiate di non capire, non funziona per parlare. Ecco perché è importante il tempo che si sta in mezzo tra questo momento, la fine del ciclo superiore di studio e la fine poi del ciclo universitario. Cosa fare? Come orientarsi? Dove andare? Con quale ipotesi muovere? Perché sarebbe bello avere un certo tempo. Bisogna prepararsi in un certo modo. Per prepararsi in un certo modo bisogna che noi partiamo un po' dai fondamentali. Guardate che la vostra forza sarà nell'identità che riuscite a costruire. L'identità è fatta dalle modalità con cui voi vi rapportate rispetto agli altri. La nostra identità è data soprattutto dal rapporto con gli altri. Io sono io perché c'è qualcuno che mi riconosce come diverso da sé. Se io fossi uguale a lui, non ci sarebbe, non avrebbe identità, nessuno di voi. Ecco, la nostra identità nasce e cresce e si sviluppa nel fatto che noi ci distinguiamo. Il problema reale, sapete qual è? Che il riconoscimento degli altri rispetto alla nostra identità è qualcosa che purtroppo cambierà rapidissimamente, perché l'accelerazione mette in discussione il riconoscimento. Gli altri cambiano, noi cambiamo, molto spesso non ci troviamo più. Abbiamo